Ai nastri di partenza la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione che andrà in scena dal 13 al 21 maggio. Percorsi didattici con le scuole, visite guidate sulle oasi del territorio e anche attività esperienziali. Le iniziative sono state presentate questa mattina durante una conferenza stampa presso la sede del Consorzio di Bonifica del Sarno. Quali saranno i siti da visitare, che porterete a visitare? Vasca Pignatara tra Pagani e Sant'Egidio Montalbino, che è importante, un'opera importantissima di mitigazione, opera ambientale, di salvaguardia idrogeologica, la Osi Belluccia a San Severino, un'opera naturale, qua al consorzio con l'allestimento del campo base della protezione civile di Pagani, Papa Charlie, che ci ha messo a disposizione e che ringraziamo, campo base, per farlo conoscere agli studenti come si svolge l'attività, e in più le associazioni che ci accompagnano con l'uso del drone sempre nella nostra sede, ai studenti e ai ragazzi, per vedere come magari si segnalano sversamenti e attività illegali su comprensorio. Con questi ragazzi il consorzio ha messo a disposizione anche dei pullman, noi faremo proprio il percorso didattico ambientale che abbiamo intenzione di fare e che il Covid ci ha impedito in questi anni e che adesso cerchiamo di riprendere con la settimana della bonifica. Settimana intera? La settimana intera, la settimana nazionale, tutti i consorzi d'Italia la festeggiano, anche noi. Si svolge una volta all'anno, nel mese di maggio, e serve proprio per aprire le porte dei consorzi alla cittadinanza, per far sì che i cittadini possano prendere cognizione, diciamo, di cosa fanno i consorzi di bonifica in Italia, qual è il loro ruolo e l'importanza che rivestono nella protezione e nella gestione dell'ambiente e del territorio. Sono settimane che dovremmo fare di più, perché i cittadini, il contatto con i cittadini, devono capire che cosa il consorzio fa per la tutela del territorio. La settimana nazionale della bonifica e della irrigazione, anche perché il consorzio stiamo lavorando ad un progetto per avere, non poco, ma per l'acqua proprio sicura per l'irrigazione, che si parla tanto di inquinamento, e l'acqua arriva tranquillamente anche inquinata nei prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole. Noi stiamo studiando e investendo in progetti per un'irrigazione sicura e tranquilla. Il 26 abbiamo invitato molte scuole a partecipare a questo evento, tra cui anche quelle dell'Agro, tra cui anche Nocera Superiore. La scuola media Pascoli ha chiesto il nostro patrocinio per un evento che sarà fatto il 26 di maggio, in conseguenza di quello che stiamo facendo adesso. È un progetto dell'ecosostenibilità nel mondo. Quindi sviluppato dalla scuola o dal consorzio? No, dalla scuole noi abbiamo dato il patrocinio, perfetto, e gli daremo uno stand, porteremo degli esperimenti dove faremo capire l'importanza dell'acqua, dell'inquinamento e quindi in conseguenza di tutto quello che stiamo facendo per far conoscere. Questo si avverrà il